Bentrovati, eccoci, l'informazione di Telebrea sul canale 110. Dedicheremo ampio spazio alla crisi di governo che si è appena, diciamo, conclamata proprio nel pomeriggio con la conferenza stampa di Renzi. Però volevo aprire il telegiornale parlando del Castello di Donafugata, ma non perché voglio incentivare la visita al castello, tutt'altro. Voglio fare i complimenti, però dietro ci sono anche le critiche. Voglio fare i complimenti perché finalmente, dopo un numero di anni imprecisato, dopo aver mostrato per questi anni il degrado di questa costruzione che è alla sinistra del castello, guardando la facciata, finalmente l'amministrazione Cassì è riuscita con dei bandi, facendo forza di tutte le possibilità che ci sono economicamente parlando, è riuscita a fare un progetto e quindi da oggi, perché sono stati consegnati i lavori, questo locale, questi locali ritorneranno ad essere fruibili. I complimenti perché non ce l'aveva fatta nessuno, guardate, non ce l'avevano fatta negli ultimi 10-12 anni, non importa quante volte io ho detto, ricordo una volta ci fu la festa della polizia proprio lì davanti al castello con il prefetto e compagnia bella, si vedeva il tetto divelto, il tetto con tutte le ciaramelle abbeate a Cussì e io dico da anni, ma vi rendete conto l'immagine che si dà quando il turista che paga 6, 7, 8 euro sale sulla terrazza, guarda il bellissimo panorama e vede i tetti sfondati. Tutto questo non è stato possibile sistemarlo, quindi io ringrazio l'amministrazione Cassì per quello che fa. La cosa che non mi piace è la destinazione d'uso. Il castello ha bisogno di migliaia di cose: il posteggio, la pulizia, il servizio guide, gli 8 ettari del parco sistemati, i viali, l'acqua nelle fontane, la coffee house, i giochi che non funzionano e ancora tante altre migliaia di cose. Ci abbiamo aggiunto il Mudeco, che ora non possiamo neanche criticare perché in questo momento è chiuso. E noi cosa andiamo a fare? Facciamo un altro museo, il Museo della Civiltà Contadina. Tra l'altro di questi musei ce ne sono, signore Bonacciù, in tutta la Sicilia, noi eravamo contadini. Ma la cosa principale è che continuiamo a mettere carne al fuoco, cioè noi continuiamo a mettere musei dove al Castello di Donafugata, che di per sé, come abbiamo già detto tante volte, è sufficiente, basterebbe migliorare la capacità attrattiva del castello contestualizzandolo nel periodo in cui aveva il massimo splendore e non aggiungere altri musei, prodotti enogastronomici. Ci sono già quelli che lo fanno, i privati, non gli andiamo a rompere le scatole e quindi questo secondo me è un errore. C'è un altro bando che dice che dentro il castello bisogna fare la coffee house, il coffee break, diciamo, fare un posto dove si può prendere il caffè, il bar e compagnia bella. Tutte queste cose però ancora non sono pronte. Io dico, va bene questa ristrutturazione, ristrutturiamo, poi vediamo cosa farci. Perché il museo lo possiamo mettere da altre parti e abbiamo tantissime location in città che potrebbero servire per mettere questo tipo di musei, perché già il castello c'ha di più di quello che gli serve. Però la cosa, dobbiamo dire, almeno lo stiamo ristrutturando, ma questa mania museale dovrebbe finire in questa città, anche perché se ne parla, ma non se ne fa uno. Guarda il museo del Gesù, guarda il museo di Ragusa che sono chiusi. E allora? Va bene, e allora parliamo di Renzi. Tanto tuonò che piove. Questa è la storia in questo momento in cui purtroppo la pandemia continua a correre. In Sicilia i numeri sono alti, sono state istituite zone rosse a Gela, per esempio. In altre città, Messina, tutta la città è zona rossa,
Ragusa riesce a mantenersi con i numeri abbastanza normali. Oggi sono appena 41, i tamponi rapidi hanno individuato però tre positivi. Ecco, tutto questo in una situazione così difficile, dove oggi si parla, la facciamo la zona rossa, Renzi fa dimettere i suoi ministri e apre praticamente la crisi. È una crisi che non sappiamo bene come si potrà portare avanti, ora ne parleremo con Peppe Lizio, però devo dire che seppur non mi piace il motivo, è il momento, non il motivo, il momento, i motivi io li trovo abbastanza congrui, proprio anche considerando che il Premier Conte. Se in un primo momento, a marzo dell'anno scorso, sembrava uno al quale ci potevamo affidare, poi ci siamo resi conto che manca assolutamente delle basi, sia politiche, ma soprattutto anche di, diciamo, rapporti, perché alla fine non mi pare che riesca a gestire nulla che possa servire a questo paese. Allora, siccome di questa vicenda se ne è occupato più volte il nostro Peppe Lizio, oggi è mercoledì, coincide con la sua giornata. Allora, sentiamo 3 minuti e mezzo, 4 di Renzi, quali sono le motivazioni che lo hanno spinto a questo passo, poi Peppe Lizio dirà la sua. Vediamo. Una conferenza stampa che come Italia Viva abbiamo convocato per fare il punto sulla situazione politica del paese e per annunciare le dimissioni di Teresa Bellanova, di Elena Bonetti e di Ivan Scalfarotto, come da lettera che abbiamo inviato al Presidente del Consiglio. Credo che siano momenti molto difficili. Chi sa la fatica che si fa a dimettersi in politica sa che ci vuole grande coraggio e grande libertà per farlo, libertà interiore, coraggio, senso di responsabilità. È molto più difficile lasciare un posto, una poltrona, che non aggrapparsi nella tenace ricerca dello status quo. E tuttavia bisogna parlare il linguaggio della franchezza, della verità. Noi viviamo una grande crisi in questo momento nel Paese, che non è la crisi politica, è innanzitutto la crisi pandemica. Stiamo discutendo da settimane, da mesi, dei pericoli legati alla pandemia, delle esigenze legate al vaccino, anche oggi più di 500 morti, più di 15.000 persone contagiate. Davanti a questa crisi il senso di responsabilità consiste innanzitutto nel cercare di risolvere i problemi, non nel nasconderli. Noi siamo al fianco di tutte le donne e gli uomini che stanno lavorando contro il virus, dai medici agli infermieri, il personale sanitario, le famiglie delle persone che vivono il momento difficile del contagio o della ospedalizzazione. Ma siamo allo stesso tempo consapevoli che la nostra responsabilità è quella di dare risposte al Paese. La crisi politica non è aperta da Italia Viva, la crisi politica è aperta da mesi. E il salto di qualità che abbiamo chiesto non l'ha chiesto Italia Viva, l'hanno chiesto altre forze politiche, dicendo guardiamoci negli occhi, mettiamoci insieme e risolviamo le questioni aperte. Sulla sanità, sulla pandemia, ma anche sulle infrastrutture, sul lavoro, sulle esigenze dei giovani, sulla scuola, sulla cultura, sull'università. Noi abbiamo detto risolviamo i problemi che sono aperti. Questa è la politica. Pensare di risolverli con un tweet, con un post, con una storia su Instagram è populismo. E la politica richiede il rispetto delle regole, delle forme democratiche, delle liturgie della democrazia. Si dice, ma c'è la pandemia. Proprio perché c'è la pandemia occorre rispettare le regole democratiche. Perché se durante la pandemia non rispetti le regole democratiche, durante la crisi non rispetti le regole democratiche, allora la democrazia non serve più a niente.
Questo è il punto fondamentale. Noi non giochiamo con le istituzioni. La democrazia non è un reality show dove si fanno le veline, ma se ci sono dei problemi si affrontano ai tavoli della politica, in Parlamento, nelle sedi delle istituzioni. Questo prevede la nostra Costituzione, che non è una storia su Instagram. Alla luce di questo, nell'affermare la fiducia incrollabile nel Presidente della Repubblica, nella sua persona e nel ruolo istituzionale che ricopre, l'arbitro garante delle regole, noi pensiamo che si debba affrontare, che si debbano affrontare i tre punti cardine che le ministre e il sottosegretario hanno scritto al Presidente del Consiglio. Questa è Teleiblea. Edillegno, azienda ragusana di esperienza trentennale con personale altamente qualificato e macchinari all'avanguardia. Specializzata nella costruzione di case in legno, fisse e mobili, tetti, pergole, gazebo, scale e pavimenti. Edillegno Ragusa. Sogna di ripercorrere la storia, di gustare la dolcezza. Sogna di tuffarti nell'azzurro e assaporare il mare, di esplodere di gioia e perderti nella bellezza. La Sicilia ti aspetta. Ben ritrovati, riprendiamo anche per il 2021 la settimanale rubrica di Sostiene Peppe Lizio che avevamo interrotto nel 2020. Come avete visto all'inizio del telegiornale, alla fine crisi fu. Renzi ha ritirato la compagine di Italia Viva dal governo, le due ministre, la Bellanova e la Bettini e il sottosegretario Scalfarotto. Se analizziamo quello che ha detto Renzi nella sua lunga conferenza stampa, possiamo dire che effettivamente il Renzi pone tre problemi di ordine politico: quello della mancanza di democrazia, della liturgia delle forme della democrazia, un problema di contenuti che era dal luglio che ne poneva l'accento Italia Viva e soprattutto quello del recovery plan che è stato scritto poi su quello che è un po' stato il pungolo di Italia Viva, altrimenti a sentire Renzi sarebbe stato un programma scarno di divisione, di contenuti, dove vi erano risorse che erano quasi spese come se fosse un bonus per il monopattino o per la bicicletta elettrica. Altra è la visione appunto di Renzi, è rispettabilissima, è la sua, è quella che appunto vuole far sì che questo governo, questa azione di governo venga rilanciata sui contenuti. È ovvio che Renzi è un grande animale politico, questo bisogna riconoscerlo, nonostante le sue poi uscite strane come questa di oggi, ma è indiscutibile che Renzi ha colto forse prima di tutti che è da settembre, dalla ripresa dopo l'estate, che questo governo si sta sfilacciando nelle forme, nell'azione.
perché aveva anche perso quel consenso popolare che nella prima fase, nella prima ondata di pandemia, Conte come persona e come governo era riuscito a coalizzare attorno a sé, perché appunto si vedeva in Conte in quel momento come la persona, come il premier che poteva risolvere quella difficile fase e soprattutto fase in cui nessuno sapeva come comportarsi. Da settembre in poi è indiscutibile che per l'azione di governo che si è svolta in maniera poco incisiva, con poca programmazione, con tutta una serie di DPCM che si sono via via e sono arrivati all'ultimo momento, all'ultimo giorno, con le attività tipo bar e ristoranti che non sapevano come comportarsi l'indomani, è indiscutibile, dicevo, che il governo ha perso anche consenso. E lo ha perso anche Conte. E quindi Renzi aveva capito che bisognava dare un nuovo slancio all'azione di governo. Ha pungolato più volte il Premier, ha pungolato più volte il PD, le altre forze che componevano la maggioranza, ma è ovvio che non aveva ricevuto risposte, perché il governo era preso dall'emergenza, preso dall'aprire o non aprire le scuole, cioè tutta una serie di problemi per certi versi. Non con un respiro ampio. Ecco che quindi Renzi ha voluto dare una scossa ben precisa, aprendo quella che lui non vuole che si chiami crisi, ma che di fatto è una crisi. E la crisi è una crisi politica, perché ha insistito proprio su questo punto. Io voglio fare politica, e la politica la si fa studiando, guardando le carte, arrivando ad avere visione su quelle che sono le problematiche, aprire la scuola, dare i ristori, eccetera, e non arrivare all'ultimo giorno, all'ultima ora, con consigli dei ministri fatti in piena notte, soprattutto, perché quello è un punto su cui non si può non dare ragione a Renzi, con una manovra di bilancio importante come quella che è stata approvata poi il 30 di dicembre, che è arrivata al Senato blindata, i senatori non hanno potuto spostare neanche una virgola. Se siamo ancora in un paese che fa del bicameralismo perfetto la sua architrave democratica, questa cosa sicuramente va a scardinare, perché tu hai una costituzione materiale che è diversa da quella che è la costituzione formale. Ecco che quindi questi sono problemi di carattere politico e anche di carattere democratico che Renzi ha posto. Ma ora ci si chiede: era giusto aprire una crisi in questo momento? Ha risposto Renzi: è proprio nei momenti di crisi che bisogna dare un ulteriore slancio, è proprio nei momenti di crisi che dalla crisi, come si dice sempre, bisogna trarre delle capacità per andare oltre la crisi. Gli scenari che si aprono ad oggi sono abbastanza complessi, se vogliamo. Diciamo subito che, come ha anche detto Renzi in conferenza stampa, è difficilissimo che si arrivi ad elezioni politiche anticipate. Praticamente non li vuole nessuno, né da destra, né anche Salvini, che ha fatto delle argomentazioni un po' per un governo di scopo o altre cose, né lo vogliono neanche nel perimetro della vecchia maggioranza che formava il governo Conte II, perché non si vuole andare a casa, perché soprattutto non è impossibile anche votare in questo momento. Abbiamo rinviato le elezioni in Calabria perché siamo in piena pandemia, figurarsi se si può andare a fare un'elezione politica nazionale con delle campagne elettorali, eccetera, eccetera, quando i casi stanno aumentando e ci sono regioni che fra poco arriveranno in zona rossa. Quindi è anche impensabile votare in piena pandemia. Quindi, togliendo di mezzo lo scenario di elezioni politiche anticipate, si aprono altri scenari. Renzi in conferenza stampa ha detto: non ci sono pregiudiziali di sorta per riaprire un dialogo con queste forze di maggioranza, non ci sono pregiudiziali anche sul nome di Conte, però, e qui è interessante il passaggio finale fatto proprio a fine conferenza stampa,
Non è che esiste in questo paese un solo nome, cioè Conte. Come noi non poniamo pregiudiziali sul nome, noi non abbiamo anche pregiudiziali su altri nomi, e sbagliano le altre forze politiche che invece dicono esclusivamente e fanno un solo nome. È ovvio che ove Renzi riuscisse a portare a compimento tutta la sua operazione, cioè facendo dimettere Conte e dando vita a un nuovo governo con una maggioranza anche uguale a questa, ma con a capo un altro personaggio importante da andare a individuare, non sto facendo il nome di Draghi, non lo sto facendo, potrebbe essere un'idea, e quindi quella sarebbe la piena vittoria completa di Renzi. Conte, a cui è stata in questo momento buttata la palla nel suo campo, quali armi? Ha quello di congelare la crisi in questo momento, non accettando, anzi bloccando le dimissioni della Bellanova e dell'altro ministro, perché ha provvedimenti urgentissimi da fare approvare, a cui Renzi ha detto che li approva, che sono il nuovo DPCM, l'allungamento dello stato di emergenza sino ad aprile, e soprattutto quello di andare in Parlamento a chiedere lo sforamento di bilancio per di altri 20 e passa miliardi, perché da lì deriva poi il decreto legge da fare per i nuovi ristori. Quindi immaginate se si può bloccare in questo momento l'azione del governo e non far arrivare alle varie categorie che sono chiuse in questo momento i ristori dovuti, perché c'è da dire che i costituzionalisti tutti hanno affermato che non si può andare con un governo dimissionario a fare un provvedimento di sforamento del bilancio, perché quello è un atto di indirizzo politico ben preciso che un governo in carica per gli affari correnti, come di solito è un governo dimissionario, non può fare. A questo punto questo lasso di tempo è importante, perché dà a Conte poi la possibilità o di salire al Quirinale e dire non ho più la maggioranza, e quindi è un classico caso di crisi extraparlamentare, e poi lì bisognerà riaprire tutto il tavolo delle trattative tra le forze politiche vecchie, quelle che hanno composto il suo governo, o invece andare in Senato come alcuni gli suggeriscono, ma per dire io non ho più la maggioranza, ne cerco una nuova, e qui si aprirebbe tutto il grande capitolo dei cosiddetti responsabili, dei cosiddetti costruttori, quelli che una volta erano traditori, ora per travaglio sono patriotti. Vabbè, ma questo ci sta nella politica, non mi sorprende più di tanto. Ma qui c'è però un altro paletto ben preciso, che è quello che ha messo il presidente Mattarella, che è molto attento, molto vigile in questo momento. Ha detto che ove appunto qualcuno volesse far sì che trovare una nuova maggioranza in Parlamento, questi costruttori, questi responsabili si devono palesare, costruire un soggetto parlamentare che abbia anche una visione strategica, che abbia qualcosa di solido e non appiccicaticcio, proprio per trovare 4 voti di qui o là e quindi arrivare ai famosi 161 voti necessari in Senato. Quindi gli scenari politici a questo punto sono tutti ben codificati, e avremo ancora 2-3 giorni per capire come appunto si svilupperanno. E per chi è un vecchio amante come me di queste belle liturgie politiche, ci sarà da ascoltare con molto piacere. Alla prossima puntata. Questa è Teleiblea. Ehi fu, siccome morbida, dato il cotal sospinto, stende la sposa e la spesa. A proposito di spesa, Ti avvisano i signori clienti che Hard sta per chiudere. Sì signora, si è fatto Hard. Vai, controlliamo. Patate, banane, cipolle. Convenienza e qualità, non è mai troppo Hard. Frassica! Ciao, bello, che non lo conosco.
Il gruppo SCAR di Ragusa da oltre 60 anni offre assoluta garanzia di professionalità, qualità e passione per il mondo automobilistico. La SCAR propone oggi tutta la gamma di veicoli Fiat di ogni segmento, con una grande attenzione anche al settore Fiat Professional. Alla SCAR sono inoltre disponibili i tanti modelli dei prestigiosi marchi del gruppo FCA, dall'Alfa Romeo alla Lancia, dalla Jeep alla Maserati e all'Abarth. Il nostro personale competente e attento è pronto a guidarti nelle scelte consigliando piani di finanziamento e rate personalizzate per ogni esigenza. Puoi trovare la tua auto anche tra le tante proposte del reparto dell'usato. Il servizio per i clienti SCAR infatti continua dopo l'acquisto. Personale altamente qualificato e ricambi originali assicurano interventi rapidi ed affidabili. Oggi come ieri e domani, il gruppo SCAR vuole essere una parte attiva dello sviluppo Ibleo, contribuendo con esperienza e professionalità alla ripresa economica del territorio. Gruppo SCAR, via Achille Grandi 169, Ragusa. Telefono 0932 22 65 11. Avete sentito Peppe Lizio, che tra l'altro è un esperto in questo settore della sinistra, e vediamo che cosa accadrà. È anche vero che su questa programmazione di fondi che sono enormi e dei quali gli italiani sentono solo un odore, ma un odore che passa lontanissimo, e poi ci sono migliaia di progetti, delle cose più disparate, e io poi credo che proprio dalle nostre parti, dove ci sarebbe più bisogno, invece non succede nulla. Il sistema sanitario, è vero, se gli diamo 4-5 miliardi si aggiusta in qualche modo, ed è importante perché ci siamo resi conto che abbandonando, come abbiamo fatto nel passato, tagliando, ci siamo resi conto che la sanità poi non era in grado di sopportare i momenti difficili come quelli che sono arrivati. Quindi, a mio avviso, ci voleva. Sono preoccupato perché non si può andare a votare per due motivi, sia la legge elettorale, ma lì si potrebbe anche salvare la situazione, ma anche sulla questione che è un momento particolare. E pensare al voto oggi, se prima non debelliamo completamente il problema del Covid, sarà impensabile fare una campagna elettorale a livello nazionale. Detto questo, andiamo a parlare di fatti nostri, di cose nostre, perché non c'è dubbio che il livello nazionale è quello che è, ma noi a livello locale abbiamo un consiglio comunale a Ragusa. Ci sono tanti altri consigli comunali, ma noi ci occupiamo molto della nostra città, anche perché ci sono degli argomenti interessanti, soprattutto sulla gestione. E per farlo, come ogni mercoledì, ogni mercoledì parliamo di consiglio comunale. Vediamo. Parliamo di consiglio comunale. Oggi è una giornata tutta politica, naturalmente, con quello che è accaduto a livello nazionale. Cesare, consiglio comunale di ieri, martedì, oggi è mercoledì, ma cerchiamo di commentare. Com'è stato questo consiglio comunale di ieri? Buonasera a te, telespettatori. Era una seduta espettiva, non ci si aspettavano grandi cose, però tra le comunicazioni, tra le interlocuzioni che c'erano, si era capito, insomma, che sarebbe uscito qualche cosa di notevole. In effetti così è stato, perché ci sono state diverse argomentazioni messe sul tappeto, qualche novità data dal sindaco, sullo sfondo però di una opposizione che è ridotta ai minimi termini, cioè hanno parlato solo quattro consiglieri, Rengiele, Mirabella e i due del Partito Democratico. Hanno parlato con toni molto diversi da quelli che usano naturalmente nei comunicati, sono più duri, più severi, vanno a fondo nelle cose. In consiglio c'è tutta un'atmosfera soft di rispetto reciproco, di
di timore quasi irreverenziale, e questo, secondo me, l'ho detto altre volte, è un danno prima di tutto per l'amministrazione, perché l'amministrazione dovrebbe desiderare un'opposizione forte, decisa, severa, per poter, diciamo così, fare sue le ragioni sulle critiche, sui rilievi, sulle cose, e così avvalorare la propria azione amministrativa. Invece, chi guarda dall'esterno vede che c'è una sorta di salotto dove tutti si fanno complimenti, dove tutti inneggiano alla condivisione, alla collaborazione, alle cose, e secondo me questo, da un punto di vista politico, non è producente, soprattutto per l'amministrazione. Certo, Anche il clima perché. del volemosi bene non è bello, è giusto, Cesare? In politica non è bello, e poi il clima del volemosi bene può andare quando c'è un'amministrazione che fa grandi interventi, grandi opere, grandi provvedimenti e cose di questo genere. Allora là posso capire che c'è un'opposizione che si inchina, ma se le stesse opposizioni il lunedì fanno i comunicati sugli argomenti più svariati e poi in consiglio si presentano all'insegna del vogliamoci bene, io la cosa, mi permetto di dire, non la capisco. E fra le altre cose, è stato evidente ieri su problematiche fondamentali, sì, magari affondano il coltello nella piaga, ma delicatamente, senza andare fino in fondo. Ci sono tante problematiche sul tappeto che non vengono completamente toccate, non vengono completamente affrontate. Una di quelle più grosse è stata quella di ieri sera del consigliere Firrenciele, che come al solito in questo periodo è uno dei più vivaci. Hanno preso l'argomento dell'autorizzazione AIA per l'impianto TMB a Cava dei Modicani. Il sindaco se ne è uscito in maniera serafica dicendo: se per il 19 l'autorizzazione non arriva, l'impianto chiude. In altri tempi ci sarebbero già i consiglieri comunali seduti davanti ai cancelli della discarica, o peggio ancora in missione a Palermo all'assessorato territorio e ambiente. Qua invece siamo rassegnati: se non c'è l'autorizzazione, chiude. Un fatto prettamente scandaloso che si aggiunge a tutto lo scandalo della gestione dei rifiuti da parte della regione. E ancora si continua con questo balletto di questa autorizzazione che è tarda a venire, che è l'ARPA e la SRL e cose di questo genere. Ci vorrebbero delle dimissioni in massa da parte di tutti, a cominciare dal sindaco, Ecco, intanto che abbiamo iniziare le immagini tutto questo. del sindaco. Vedo che il sindaco, contrariamente ad altri sindaci, lui è sempre in consiglio comunale, eh? Questo lo dobbiamo dire. Piccitto ci andava una volta ogni 10 o 12 consigli, è sempre in consiglio comunale e ci tiene sempre a ribattere punto su punto, cercando di. Questo fa parte del suo personaggio. Lui, sotto questo aspetto, toglie spazio anche agli assessori, perché ci sono moltissimi argomenti che potrebbero essere trattati solo dagli assessori, anzi, dovrebbero essere trattati solo dagli assessori. Invece, lui ha la smania di intervenire su tutto, anche per esempio sul fatto della scuola, della cosa. Ha voluto riprendere le posizioni di questo comitato di mamme. Il comitato rispettabilissimo che esprime una propria opinione, ma come ci sono 50 mamme che vogliono mandare i figli a scuola anche in questa situazione di Oggi grave non lo emergenza, farei, certo. oggi ci sono 50 mamme che i figli a scuola non li vogliono mandare. Il sindaco ha voluto abbracciare questa situazione. Questa, secondo me, sarebbe una cosa che dovrebbe vedersi l'assessore alla pubblica istruzione. Ma ieri, anche a proposito di scuole, abbiamo sentito, diciamo così, intanto c'è stata questa posizione sia di Cavolo sia di Mirabella di totale condivisione con la posizione del sindaco. E poi Mirabella ha tirato fuori il fatto che alla Cesare Battisti c'è poca connessione, e l'assessore Iacono, che è sempre lapidario nelle sue cose, gli ha detto: dice, noi abbiamo badato alle connessioni con le segreterie di molti istituti di nostra competenza, però dice, le faccio presente che la connessione non è, diciamo così, di competenza del comune. Le scuole ci devono pensare, i Va bene, dirigenti si devono senti, rivolgere al ministero o all'assessorato regionale alla pubblica istruzione. Cesare, Allora dico io, ma perché
non si affronta questo problema, cioè si parla delle criticità della didattica a distanza e non si afferra il toro per la corna per dire ci vuole una connessione ottimale, come il fatto dei trasporti. Tutti parlano di didattica a distanza, si riempiono la bocca e cose del genere, però cosa è stato fatto per i trasporti a livello regionale, ma anche a livello locale, dove sappiamo che ci sono molti pendolari, da e per Ragusa, certo. E ci sono gli autobus stracolmi, ma un piano per i trasporti non è stato fatto. Nessun consigliere solleva queste problematiche. Cesare, però quando è finito il consiglio, il sindaco ha detto che il segretario generale, o meglio la segretaria generale del comune di Ragusa, a fine mese se ne va. Ma se l'aspettavano questa cosa? Se l'aspettavano. Questo è un altro aspetto della situazione che al comune di Ragusa sta cominciando a diventare grave. Perché la segretaria generale è chiaramente del tutto legittimata a fare le sue scelte per la carriera, fra le altre cose era prevedibile un fatto di questo genere, perché quando andiamo a scegliere una segretaria generale che abita a Messina, che è di quelle parti, è chiaro che appena gli capita l'occasione tenta di avvicinarsi a casa, quindi sulle scelte del segretario generale non c'è nulla da eccepire. Il problema è in ogni caso chi sceglie il segretario generale, perché potrebbe essere valutata un'ipotesi di questo genere in sede di decisione, di scelta del soggetto, perché il segretario generale sulla base di una rosa di candidati lo sceglie come, diciamo così, come nomina fiduciaria lo sceglie il sindaco. Però qua la situazione al comune di Ragusa sta cominciando a diventare grave, perché ora sono troppi dirigenti, anche il comandante dei vigili urbani che ancora non è stato nominato. Si sa che il dirigente dei tributi ha presentato le dimissioni. Scrofani, lo abbiamo detto. Pare che dovrebbe a fine marzo dovrebbe andare via, salvo che non ci siano ripensamenti. Da parte sua qualcuno dice che forse qualche ripensamento c'è, perché già se ne sarebbe dovuto andare in ferie, così dicono, per smaltire le ferie. Poi ci sono voci di provvedimenti disciplinari per questo, per quel dirigente. Ci sono poi l'altro dirigente dell'ambiente che era stato preso da poco, fra le altre cose se ne sta tornando dalle sue parti e quindi verrà a mancare anche questo dirigente. A questo punto si crea una situazione per il comune di Ragusa di un certo imbarazzo, fra le altre cose, in un contesto dove il sindaco nell'ultimo consiglio ha parlato di tutto il grande lavoro che si è fatto in questi anni a livello di programmazione, di progetti che ora cominciano a dare i frutti, comincia a vedersi qualche cosa, dice nel 2021 saranno avviati tante cantieri, però pare che l'apparato burocratico di questo palazzo comunale sia molto, ma molto lento, va tutto molto a rilento, perché se andiamo a riprendere tutto, il piano regolatore è fermo, il piano particolareggiato non si è fatto nulla, questo studio di dettaglio sta partendo ora, per la questione dell'ambiente, dei rapporti con la ditta, il DEC, i consiglieri comunali avanzano delle interrogazioni, fanno delle domande, fanno delle richieste di accesso agli atti. Anche la stessa richiesta di accesso agli atti è tutto molto lento. Gli uffici sono sempre indaffarati, non hanno tempo per raccogliere la documentazione che chiedono i consiglieri. Dall'altra parte i consiglieri non si impuntano, non protestano, non fanno valere i propri diritti. E c'è una barca, diciamo, hai così, ragione. Che va, segnaliamola secondo questa cosa, Cesare, segnaliamola, perché è chiaro che una grande organizzazione come un comune, senza avere poi all'interno la parte burocratica che funziona, o mancando dirigente e compagnia bella, è chiaro che ci si arrena. Nello stesso tempo,
scusami, c'è questo dirigente che è all'ambiente e cose del genere, ma questo dirigente è andato a Palermo, è andato a vedere perché manca questa autorizzazione dell'AIA, perché non l'hanno data, cosa si deve fare? Vabbè, quando poi ci accorgiamo o abbiamo prova che tutto dipende dalla burocrazia regionale, si comincia a fare la voce forte. Invece di intrattenere il rapporto istituzionale garbati, sorridenti, con l'assessore Falcone, con il presidente della regione e cose del genere, si va a Palermo per sbattere i pugni sul tavolo e denunciare questa situazione. Invece qua ci culliamo, ah, la burocrazia è lenta, sì, l'ha detto anche il sindaco, cioè voi non sapete quanti... Ci vogliono due anni! Ci sono nelle procedure, cose. Ma è questo che si deve denunciare con forza. Questo dovrebbe essere maggiormente il compito delle opposizioni, che dovrebbero fare ferro e fuoco e soprattutto dovrebbero fare intervenire i loro leader regionali. E potrebbero approfittare... Potrebbero approfittare... Non ci sono, perché c'è solo di Pasquale come PD, poi leader regionale, non ci sono neanche i partiti, noi leader regionali. Nei 5 Stelle sono tutti frantumati e in mille pezzi, si vede 3 miglia lontano che non ci sono rapporti di liegi fra consiglieri, fra parlamentari e fra pezzi grossi del partito. Cancellieri, quando era in compagnia elettorale, ce lo trovavamo ogni giorno piede qua in provincia. Però ora è amico del sindaco. Ora Cancellieri non si vede più. Per esempio, però è amico del sindaco, Cesare. Cesare, però Cancellieri è amico del sindaco, perché il sindaco dice che ha rapporti migliori con Cancellieri. Ma è stato smentito dalla Campo, la Campo ha detto sì, rapporti istituzionali, là si è finita la cosa. Quindi, ma questo io non voglio entrare nel merito di quello che dice il sindaco, dico solo che i leader politici, per esempio, oggi c'era un articolo sul quotidiano locale, su tutte le infrastrutture che saranno fatte con il recovery plan, la provincia di Ragusa era totalmente ignorata. Certo. Non si parla di nulla, della Ragusa Catania non se ne parla più, dell'autostrada forse arriverà fino a Ispica e cose del genere, ma nessuno di questi, io li chiamo, mi permetto di dire, pseudopoliticanti, è in grado di alzare la voce e di dire come è finita con la Ragusa Catania. Noi vogliamo conto e ragione. Così come Cancellieri veniva a fare l'aperitivo in campagna elettorale nei vari comuni della provincia, si raccoglie e ne dice com'è la situazione, perché Cancellieri è il sottosegretario alle infrastrutture, non è un bingo pallino qualunque, e lui si è messo avanti e ha detto la Ragusa Catania sarà fatta così e cose di questo genere. Ormai mi pare che dopo 2 anni e mezzo siamo stanchi di tutti questi sorrisi convenevoli, fotografie, selfie e cose del genere. Capo, bisogna vedere i risultati. Ancora non abbiamo visto niente. E poi mi sembra praticamente un quattro locale, due fuori del castello d'Anna Fogata, col tetto caduto dal 2003, perché quando fecimo le prime abbiamo parlato in apertura, però, Sì, no, lo sto dicendo perché per fare una cosa e diventa un avvenimento, 3 assessori, il presidente del consiglio, per una cosa normale che avrebbero dovuto fare già da 2 anni e mezzo. E invece, perché intanto questo locale intanto si puliva, si ristrutturavano e poi nel tempo, se ci vogliamo mettere il museo contadino, o ci vogliamo mettere un'altra cosa, gliela mettiamo. A parte il fatto che, come hai detto tu, già gli hai fatto notare oggi, il castello di Donna Fogata sta diventando il centro del mondo. Ibla è totalmente ignorata. Il centro del mondo, ma non ha l'attenzione che ci dovrebbe essere, perché se andassimo a controllare parco e compagnia, senti, non ne può avere. Senti, invece. È un luna park, io l'ho definito sempre, è un luna park. Allora, tu hai detto che se spendono 6 euro, nei Luna Park si spende anche di più, perché se tu vai, hai il figlio grande, ormai, ma quando andavo col figlio piccolo ti volavano 20 euro o 30 euro per una serata a Luna. A Disneyland ce ne vogliono 60. Non si spende niente al Castello del Napoca. Senti, Cesare, invece il sindaco è intervenuto per dire che l'operazione Palazzo Lumino è difficile, E là nell'operazione di Palazzo Lumino, se non fosse il sindaco Cassì, che conosciamo
come persona, come storia personale, tutto, la dichiarazione che ha fatto è stata estremamente imbarazzante, una dichiarazione che a me ha suscitato enorme perplessità. Ripeto, se non fosse che uno conosce così, poteva essere interpretata benissimo in un altro modo, perché ha detto siamo disponibili a rendere quanto mai appetibile il bando per questo privato. Ma insomma, il bando non è che si fa per renderlo appetibile a chi lo deve vincere, oppure sappiamo già chi lo deve vincere. Cioè, secondo me chi lo deve vincere già è il Padre Eterno, lo ha identificato. Difatti questa mossa del privato che deve acquistare l'immobile e poi cederlo al comune, però tutto un gioco non ha risposto. Però non ha risposto questo privato. Riconducibile forse a una proprietà facilmente identificabile. Quindi, però tutte queste lungaggini si vede, ecco, che nelle trattative non ha risposto. Quello che io auspicherei, che purtroppo nessuno mi dà conto, è che ci vorrebbe in tutte queste cose molta più trasparenza. Le trattative per Palazzo Dumbo, quello che hanno intenzione di fare col Teatro Marino, perché per esempio nessuno percepisce queste sfumature del Teatro Marino, parlano di fare la facciata e i locali immediatamente retrostante per mostre, convegni, riunioni. Perché dice che non hanno i soldi? Non hanno i soldi. Sì, e allora non fate niente, restaurate la facciata per decoro esterno, però là è pieno, si è visto anche nelle fotografie, di escrementi di colombe, sì, che ce ne sono nell'acqua. Di questo almeno ne abbiamo parlato tante altre volte, Cesare, ne abbiamo parlato tante altre volte. Allora, due sono i punti da attenzionare, come dicevo. Intanto c'è questo problema di dirigenza, perché va via la segretaria, ci sono molti dirigenti sull'Aventino e compagnia bella, e poi anche questo fatto che in consiglio le opposizioni sono dolci e gentili, il che alla fine non aiuta, perché meglio lo scontro che fa muovere l'amministrazione piuttosto che tutto. Io non parlo di scontro, ci sono problematiche importanti da sollevare che non vengono sollevate. Per esempio, dove è finito il piano per la via Roma, i negozi, sì. Il piano del rilancio economico, la vallata Santa Domenica, si apre, non si apre, come si apre. Beh, ma il sindaco fa i post e ti fa vedere la luce, l'illuminazione. Quindi... La luce, la cosa, però il problema è tutto al di là da venire, insomma, non c'è nulla. Ecco, ora per esempio questo museo, 180 giorni. Questo qua questa cosa contadina, ne abbiamo parlato. Cesare, abbiamo fatto 20 minuti, ci sentiamo nella prossima occasione. Bene. Grazie, ciao. Grazie a voi, buona serata a tutti e dello spettatore. Questa è Teleiblea. I should have stayed at home, 'cause now there ain't no letting you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? Oh no, I was doing better alone. But when you said hello, I know that was the end of it all. I should have stayed at home, 'cause now there ain't no letting you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? Inventa la tua casa. I wonder when you go if I stay on your mind. Grazie a Cesare Brughilla, che avete visto è un fiume in piena, non riusciamo a fermarlo perché le argomentazioni sono tante. Magari se riuscisse a fare questo discorso anche per altri consigli comunali, sapete, ci vogliono persone in grado di seguirli attentamente come fa lui. Tante cose da fare. Ora per esempio arriva una notizia che l'assessore regionale Falcone, stiamo aspettando l'autostrada,
ha finanziato per 200.000 euro la pista ciclabile, o meglio i lavori per la pista ciclabile che vanno da Donna Lucata a Playa Grande. Siccome fino alla Playa Grande teoricamente dovrebbe arrivare la pista ciclabile che stanno pensando al comune di Ragusa, ne aveva parlato l'assessore Giuffrida, praticamente andrebbe di per sé il fatto che si può andare da Casuzze fino a Playa Grande in bicicletta, che è un fatto positivo per quelli che amano andare in bicicletta, ma di cose ne abbiamo tantissime da fare. Se io fossi il sindaco farei una priorità e metterei le cinque cose che si devono fare per forza in questa amministrazione, quindi in due anni, che si devono fare per forza, come fece una volta Berlusconi, le leggi per fare tutto in un perché si devono fare certe cose, e a quel punto sapremmo qual è veramente quali sono le cose che l'amministrazione è riuscita a fare, perché parliamo, poi alla fine, ah ma non ce l'abbiamo fatto, questo l'anno prossimo. Va bene, abbiamo parlato di teatro, ma c'è gente che il teatro lo fa e lo fa anche da casa, in streaming, perché non ha dove farlo. Quindi noi dobbiamo fare sempre i complimenti agli amici della compagnia Godot che si inventano tutto pur di continuare a fare quella che è la loro ragione di vita. Con questo chiudiamo il nostro indice, grazie per l'attenzione e ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Il teatro non si ferma, neanche durante una pandemia. E questa è la sfida che ha raccolto la compagnia Godot. Eccoci con pochissimi della compagnia Godot, con Vittorio e Federica ovviamente, poi c'è Federica Guglielmino, Benedetta D'Amato, Lorenzo Pluchino, Giuseppe Arezzi. Allora, dicevamo in apertura che la scena non si chiude in questo periodo, perché voi avete raccolto la sfida e state continuando a fare teatro in streaming, e questa è Maison Godot. Beh, noi più che sfida continuiamo a fare il lavoro che abbiamo sempre fatto, cioè non fermarci. E la pandemia voleva fermarci, ma la compagnia Godot è resistente a tutti i virus e quindi speriamo. È dall'estate che cerchiamo di portare avanti il lavoro che abbiamo sempre fatto, soprattutto adesso che abbiamo aperto questo nuovo spazio. Non volevamo soccombere al fatto di non poter aprire questo meraviglioso sipario, e quindi per forza di cose ci siamo dovuti piegare, così come si sono dovuti piegare tanti artisti e compagnie, allo streaming, cioè allo spettacolo online, che a primo acchito sembra una forzatura, ci sembra una cosa al di fuori del teatro, e lo è, però poi si trovano delle cose positive, perché il rapporto col pubblico si può recuperare. Abbiamo visto sia con il Canto di Natale che con Capodanno alla Maison Godot, che sono ancora tuttora online fino al 31 gennaio, abbiamo visto che appunto questo rapporto continua ed è forte. Abbiamo avuto anche una soddisfazione, perché tante persone anche da fuori ci hanno detto delle cose belle dopo aver acquistato il biglietto, e noi non pensavamo proprio che mettendo un biglietto, poveri come siamo, abbiamo dovuto mettere un biglietto, perché tutti quelli che fanno streaming, dai grandi ai più piccoli, lo fanno gratuitamente, pagati dal comune, pagati dalla regione, pagati dal governo. Noi non abbiamo avuto fino ad ora nessun apporto economico, e quindi abbiamo dovuto, come sempre, noi lavoriamo col biglietto del pubblico. Anche stavolta il pubblico è stato presente e lo ringraziamo. In questa pandemia sicuramente la pressione psicologica e il senso di solitudine ha pesato un po' su tutti. La cultura, e in special modo il teatro, sicuramente ci aiuta a superare, come una boccata di aria fresca. Noi abbiamo voluto tentare questa strada dello streaming anche per noi stessi, per non perdere il contatto all'interno del nostro gruppo, tra di noi, perché voi sapete che abbiamo un gruppo numeroso di giovani che sono stati, molti di loro, privati anche della scuola in presenza.
e questo insomma per dei ragazzi è un grande disagio. Sono stati privati della possibilità di uscire con gli amici, dei locali, sono stati privati di tutto, forse ancor più che altre categorie. E quindi noi abbiamo ritenuto che il poter continuare in qualche modo l'attività teatrale, visto che i teatri hanno la possibilità di lavorare al loro interno per produrre, per provare eventuali future nuove produzioni da fare anche quando il pubblico potrà tornare in sala, oppure per le registrazioni dello streaming. E quindi perché non provare anche noi? E questo ci è servito molto. Noi abbiamo vissuto come in una realtà parallela. Quindi nelle ore consentite, perché naturalmente abbiamo rispettato gli orari, no? Alle 10 si è tutti a casa, alle 22 come giusto che sia, e con le mascherine, abbiamo procurato queste mascherine trasparenti, abbiamo visto che questa cosa c'è molto stata d'aiuto. Quindi noi poi speriamo che anche il prodotto finale possa servire ed essere d'aiuto a chi lo vede. Sicuramente chi comprerà il biglietto starà dando un sostegno concreto e un aiuto reale a noi, che ne abbiamo bisogno, perché ci sono le tante spese di questo nuovo spazio che sono state triplicate. Noi forse siamo gli unici che quando tutti i teatri chiudono, sono chiusi e fermi, aprono un nuovo spazio. E ci è costato molto in termini non solo economici e di tutto. Quindi intanto chi acquista il biglietto dà una mano alla compagnia Godot per sopravvivere e poter poi riaprire il sipario quando i teatri, speriamo presto, si potranno riaprire, quando la situazione sarà insomma migliore, naturalmente più sicura. E, però speriamo di essere stati anche utili, e devo dire che dai riscontri, dai commenti che abbiamo ricevuto, pare che sia così, abbiamo ricevuto delle cose belle. Per esempio, una signora ci ha detto, finalmente, che veniva a teatro sempre da sola, ha detto: ho fatto vedere lo spettacolo a mio marito, sì, e si è divertito così tanto che ha detto che quando si tornerà a teatro lui verrà. Quindi questo in risposta di tutti coloro che dicono che lo streaming allontana le persone dal teatro. Invece no, lo streaming aiuta a tenere quel filo, perché se no, perché finché la pausa era un mese e due, ma qua si sta parlando di 8 mesi, di 10 mesi, di un anno. Lo streaming di chi lavora giornalmente, quotidianamente col biglietto del pubblico, non lo streaming dei grandi attori che si fanno vedere. Anche quello vale, anche quello fa bene, però mi pare che in questo periodo si sia visto soltanto questo, cioè i grandi, quelli che fanno le grandi tournée in televisione e basta, e quindi tutti gli altri non esistono. Non è così, perché il lavoro che facciamo noi è anche di laboratorio, che un po' si è fermato, abbiamo sacrificato molto del nostro lavoro e della nostra attività. Ma adesso, da questo momento in poi, vorremmo cercare di far comprendere sia ai nostri allievi presenti, futuri, speriamo ce ne siano, passati, al pubblico, a tutti, vorremmo far comprendere che c'è già un piccolo tesoro qui, perché noi adesso vogliamo intraprendere un discorso anche lavorativo, professionale, nuovo, avendo a disposizione uno spazio che sicuramente è piccolo, però ci darà la possibilità, quando si riaprirà, anche per quelle 25-26 persone che potremo accogliere al momento col distanziamento, di poter lavorare tutte le sere, perché una promessa che noi faremo al pubblico, e sanno, chi ci conosce sa che queste promesse siamo in grado di mantenerle, quando ci sarà il via libera per i teatri, da lì a pochissimi giorni la Maison Godot aprirà e andremo in scena tutte le sere, cioè escluso il lunedì, che è il giorno di riposo classico degli attori. Quindi una possibilità del genere, io credo che oggi come oggi, proprio parlando in generale in tutta Italia, sia rarissima da trovare. Quindi noi speriamo che i nostri allievi possano cogliere fino in fondo l'opportunità preziosa che la piccola Ragusa e la piccola Maison Godot può offrir loro, di lavorare, di iniziare a lavorare sistematicamente, andando in scena 25 sere al mese.
Quindi non è scontato, una, ecco. Sicuramente, diciamo, opportunità occupazionali vere e proprie. Naturalmente non si arricchirà nessuno, lo sappiamo, i guadagni saranno quello che saranno, però tu inizi a piccoli passi, però intanto inizi, perché oggi come oggi i teatri chiudono, non aprono, le produzioni si fermano e non è detto che quando ci sarà il via libera sarà tutto un fiorire di scritture, di tournée e di grandi opportunità lavorative. Qua è inutile che ci illudiamo, prima bisogna raccogliere i pezzi e vedere, io spero tanti, e quanti artisti ce l'avranno fatta a restare in piedi, perché il nostro settore è il più massacrato in assoluto. Io spingo tutti gli artisti, amici e non amici, a resistere, a tentare ogni cosa, anche lo streaming se necessario. È allucinante, è una parola che odio, vedere come in un paese che ha fatto la cultura del mondo, la cultura è sempre all'ultimo posto, anche nei DPCM. I teatri, i cinema sono sempre all'ultimo posto ed è scandalosa questa cosa. Però parlarne un po' di più secondo me sarebbe consolatorio, importante. Comunque sì, noi stringiamo i denti, cerchiamo di sperare che questa emergenza sanitaria veramente con l'arrivo del vaccino possa in qualche modo rientrare, lo speriamo per tutti. Come state vivendo questa esperienza, quindi senza il pubblico, con una telecamera che vi riprende? Guarda, noi parlavamo